appunto. Beh, prima si diceva che forse era meglio, visto il cambiamento climatico, che facessimo la riunione fuori, fa più caldo che dentro. Per quanto riguarda l'introduzione all'ecologia, io mi rifaccio un attimo all'apertura del dibattito sull'ecologia politica su Effimera. E devo dire come l'ho vissuta io, era che da un lato ho avuto dei sentimenti un po' in contrasto. Da un lato la presentazione del tema della decrescita, forse anche perché io vivo in Francia dove i teorici della decrescita non sono per forza molto anticapitalisti, per essere chiari, cioè sono degli integralisti, senza però, come faceva notare Maurizio Lazzarato in uno scritto recente, che gente come per esempio Latour scrive Gaia, una grossa opera sull'antropocene, senza praticamente mai citare il capitalismo. D'altro lato devo ammettere che invece per me è stato molto utile, perché forse quelli della mia generazione, cioè gli operaisti e poi dopo nel dibattito neo-operaista, o post-operaista come vogliamo chiamarlo, abbiamo dato molto per scontato, e quindi non abbiamo mai approfondito abbastanza, questo è il mio parere almeno, il fatto che il problema dell'ecologia mondo fosse automaticamente risolto dalla caduta del capitalismo. E invece a me è stato molto utile questo dibattito, perché innanzitutto mi ha spinto e mi ha permesso di approfondire il tema e di capire che invece questo automatismo, secondo me, oggi come oggi non esiste più. Voglio dire, e per questo, in questo senso, credo che opere come quelle sul capitalocene, tradotte fra l'altro da Lele Leonardi, spieghino abbastanza bene le caratteristiche di questo dibattito, no? Non c'è un antropocene generico in cui sono gli uomini che hanno prodotto la situazione, c'è un rapporto capitale e natura, una dicotomia fra natura e società, che penso che sia il centro del problema, ecco. Quindi per concludere questa breve introduzione prima di presentarvi quelli che intervengono, mi sembra che sia stato molto utile, sia veramente un tema centrale oggi come oggi nel dibattito politico. L'ultima nota è che dipende, come al solito dipendiamo dai corpi, e quindi per quanto mi riguarda, nel mio passaggio attuale di vita non vivo più solo nella metropoli, ma vivo anche in un altro territorio, che è un territorio dove peraltro c'è la più grande epidemia fitosanitaria mondiale, cioè milioni di olivi che stanno morendo in Italia, parlo della Puglia in pratica, e questo è il fatto che nello stesso territorio il capitale continui nella politica della natura buon mercato, nella politica dell'energia fossile, cioè la costruzione dei gasdotti, la permanenza delle grandi industrie inquinanti, è stata molto significativa, fa sentire veramente col corpo qual è la problematica, e quindi non è solo una questione teorica. Quindi passando brevemente agli interventi, se seguiamo l'ordine che è stato proposto, dico una parola soltanto a Paolo Cacciari, che è qua, ci parlerà delle pratiche, e dico solo una parola nel senso che questa miriade di pratiche, che spesso sono a legame debole, ne ho parlato anch'io in alcuni scritti, e sono stato criticato dicendo sì, però questa miriade di pratiche senza una strategia politica non arrivano a nulla, e io penso che invece non sia vero, che questo è l'humus sul quale possiamo costruire un avvenire diverso. Poi abbiamo Andrea Gelfi che parlerà a partire anche da
penso concetti come l'asservimento macchinico, quindi concetti di Félix Guattari, e l'uso della tecnoscienza in questa dicotomia che il capitalismo mantiene fra società e natura, e quindi questo è anche un altro punto di vista molto interessante. E da ultimo di questa sessione, poi faccio una brevissima introduzione anche per la parte dopo, per la parte sulla moneta del comune, diciamo sull'autonomia finanziaria. L'ultimo di questa sessione, che mi sembra molto interessante perché è un'altra pratica reale che viene da un'altra parte del mondo, e cioè l'Ecuador, in cui effettivamente c'è, almeno ci spiegherà, una parte di cultura in cui questa dicotomia fra società e natura è stata sicuramente schiacciata dal capitalismo, ma fa parte della cultura originaria, e quindi ci racconterà, e mi sembra molto interessante quello che è l'esperienza vissuta.